Che cos'è jQuery? Rappresenta un framework cross-platform, quindi incominciamo ad avvicinarsi a quelle esigenze di cui parlavamo prima, cioè di produrre un qualcosa che sia utilizzabile su più device, di scriverlo una volta ed eseguirlo più volte in ambienti diversi. Su cosa è basato? È basato su una forte interazione tra HTML5, appunto, CSS3, il classico jQuery che non so quanti di voi abbiano già avuto modo di utilizzare, e l'estensione user interface di jQuery, quella dedicata tutto appunto alla parte relativa al confronto con l'utente. Ha un pieno supporto per gli eventi touch e per i classici eventi mouse, in modo tale che sia compatibile sia con dispositivi touch, sia dispositivi che non supportino questa capacità. Molto leggero, sicuramente molto leggero. Ci sono alcune versioni che arrivano ad occupare meno di 20K, quindi non costituisce un problema utilizzarlo all'interno della nostra, un problema di spazio all'interno delle nostre applicazioni. Quando vi dico compresse e minified, intendo sia la classica versione che dove viene riportato il codice su un'unica riga, in modo tale da risparmiare righe vuote, andate a capo e caratteri di tabulazione. Parlo anche di versioni compresse nel senso di eliminazione di feature che non ci servono. Possiamo comporre, chi ha usato jQuery sa di cosa sto parlando, nel momento in cui vado a effettuare il download di jQuery posso compormi la mia libreria jQuery chiedendo di utilizzare di scaricare una determinata funzionalità perché so che mi serve e di non scaricare di non comporre all'interno del file JavaScript che poi alla fine utilizzerò, di eliminarne altre. Quindi anche questo aiuta ad avere versioni che occupino poco spazio. Una cosa che spesso viene tralasciata, ma che come abbiamo visto sia HTML5 sia in generale il W3C ci ricorda a cui prestare attenzione, è il supporto alle direttive per l'accessibilità, cioè il fatto di creare delle applicazioni web o delle app, come nel nostro caso, che abbiano anche un minimo supporto per quanto possibile anche a persone con degli handicap. Ad esempio, ve l'ho riportato giusto uno, il classico slider per la scelta del giorno della settimana, oltre a essere visivo, arricchito di determinati tag, quelli che iniziano con la parola aria, appunto, che è la sigla delle direttive che riguardano questo argomento, posso arricchirlo di contenuti che, a loro volta interpretati, consentano anche di dare un supporto appunto a chi non ha la capacità visiva di verificare, di vedere cosa sta accadendo davanti al suo monitor, però lo può comunque utilizzare. Quali sono i vantaggi? Essenzialmente i vantaggi sono dedicati ovviamente allo sviluppatore. Ci solleva dall'implementare effetti particolari, la maggior parte sono già tutti predefiniti. Ci solleva da creare delle regole di styling per formattare il contenuto della nostra pagina e quindi la nostra applicazione in una maniera visivamente, innanzitutto corretta, ma anche visivamente attraente. Ci sono una serie di proprietà di CSS già predefiniti che possiamo tranquillamente riutilizzare e al più modificare ed estendere. Fornisce una serie di non widget, ma widget, poi ve la correggo, già pronti all'uso e facilmente configurabili. Come funziona? Cioè, un altro dei vantaggi è anche il modo stesso la sua modalità stessa di funzionamento. È basato su una nomenclatura nominale, cioè si basa tutto sui nomi, su dare il nome giusto all'attributo giusto, a usare delle regole di strutturazione del nome. E quindi gli stessi attributi e le reference agli ID di HTML5 vengono riutilizzati da jQuery per comporre poi l'applicazione, per applicarci gli effetti grafici o funzionali che sono richiesti dalla nostra applicazione. Qual è la struttura? La struttura è, ripeto, se avete visto jQuery non avrete alcuna difficoltà a passare anche alla versione mobile. È basato sugli elementi di jQuery, quindi il concetto di bottoni, di pagine, il selettore. Il selettore serve per individuare all'interno della struttura quel determinato campo su cui vogliamo interagire, quindi possiamo
chiedere a jQuery di recuperarmi quella specifica casella di testo che ho chiamato valore da ricercare, e lui mi restituirà automaticamente l'oggetto che la rappresenta, su cui potrò andare a intervenire modificandone il contenuto, modificandone l'aspetto grafico e così via. Ha una serie di attributi globali di configurazione che difficilmente vengono modificati, comunque ha una serie di attributi globali che posso andare a editare per la mia specifica applicazione, e soprattutto ha una serie di eventi e metodi propri dell'ambiente mobile. Quindi abbiamo l'evento tap, tap hold, swipe e così via, e poi quelli dedicati all'emulazione del mouse, che vengono chiamati vmouse, che sta per virtual mouse. Una serie di metodi e eventi dedicati al cambiamento dell'orientamento della pagina, proprio perché sappiamo la possibilità con gli smartphone e i tablet di, ruotandoli, di modificare l'orientazione della pagina, e quindi il framework ci supporta, è in grado di intercettare questi eventi e quindi di gestirli. Una serie di eventi dedicati allo scrolling, che come sapete è diverso rispetto a quello che di solito avviene su una pagina web tradizionale, cioè non dobbiamo, tra virgolette, ruotare la rotella verso un verso, ma seguire l'orientamento logico dell'applicazione. Quindi voglio salire, col dito devo spingere verso l'alto. Più una serie di eventi e metodi dedicati alle pagine, il change page, il remove page e le transition. Questo proprio per gestire quella che è la navigazione, perché la navigazione all'interno di un applicativo gestito con jQuery Mobile è diversa, cioè non esistono una serie di n pagine più o meno collegate tra loro attraverso o dei link diretti o attraverso un'interazione lato server. Esiste un unico container su cui poi vado a caricare di volta in volta la pagina che ho bisogno, o iniettando il codice HTML specifico per quella pagina, o andando a comporre la pagina nella sua completezza, nelle sue tre sezioni. Supponiamo che abbia tre pagine la mia applicazione, io scrivo una sola index HTML che le compone tutte e tre, e giocando con jQuery e con gli attributi attivo prima una piuttosto che l'altra, dando l'illusione che siano tre pagine diverse, in realtà fisicamente risiede su un'unica pagina. Che cos'altro abbiamo a disposizione? Una serie di oggetti predefiniti che sono in grado di soddisfare quasi tutte le esigenze per la realizzazione di una interfaccia standard o comunque per le situazioni classiche di utilizzo. Quindi abbiamo i classici bottoni, le radio button, checkbox, le liste, la classica lista a discesa, finestre di dialogo, caselle di testo di tutti i tipi che HTML5 supporta, li ritroviamo tutti anche qui. E gli altri oggetti di cui abbiamo già parlato, tipo la pagina, oppure il header, il footer, la classica barra di navigazione, o comunque una serie di toolbar in cui andare ad inserire i nostri bottoni che costituiranno i menu, la navigazione della nostra applicazione. Tutti questi che ho appena elencato sono sicuramente pronti all'uso. Cioè, li richiamo, verifico dalla documentazione come utilizzarli, hanno le loro proprietà standard, ma sono estendibili da parte dello sviluppatore se voglio modificarli in una qualche maniera. È ovvio che le funzionalità permangono le stesse, cioè se l'oggetto è la finestra di dialogo, continuerà a essere una finestra di dialogo. Al massimo potrò modificare l'icona per indicare la chiusura o il testo dei messaggi che voglio far apparire, però lo scopo, la funzionalità dell'oggetto rimarrà comunque quello predefinito. Ultimo aspetto di jQuery Mobile che volevo sottolineare, almeno in questa parte testuale, è la resa grafica. C'è uno strumento integrato stesso, utilizzabile via web, e vi ho riportato il link sotto, jQuery Mobile Theme Roller, che è completamente dedicato al theming. È un'interfaccia che vi mostra tutti gli oggetti che jQuery Mobile è in grado di visualizzare e di gestire, con una serie di colori predefiniti. Accanto a questa schermata ci sono tutte le palette di colori e la possibilità di configurare gli oggetti attraverso una semplice interfaccia grafica. Una volta terminata questa procedura, e quindi dopo aver modificato tutto l'aspetto di più di uno di tutti gli elementi previsti,
L'applicazione stessa vi fa scaricare il file contenente le vostre modifiche, il vostro tema personalizzato, e quindi senza nessuno sforzo avete la vostra app con la vostra resa grafica, senza andare a litigare con codici RGB o quant'altro all'interno dei file di foglio di stile. Questo si riallaccia anche al discorso di chi mi ha preceduto. Come vi ha già detto, non va assolutamente sottovalutato l'aspetto grafico. Quindi il fatto di disporre di uno strumento che comunque mi consente di editare i temi in una maniera abbastanza rapida è di notevole aiuto, piuttosto che, certo, se avete il grafico ancora meglio, sarà lui a scegliere quali sono le tonalità di colori, però voi non avrete pochissima difficoltà nel portarlo poi nell'operativo, di trasformare quella che è l'idea grafica, appunto, del grafico in operatività nell'applicazione. Che cos'altro ci offre jQuery? Numerose possibilità di riuso e virgolettato volutamente. Vi spiego anche perché. Riuso di plugin e di supporto utilizzando competenze di altri sviluppatori, grazie all'enorme diffusione che ha avuto jQuery, cioè il framework di partenza. Perché parlo di riuso? Perché spesso cadiamo nell'errore di trovare lo snippet di codice, il plugin che serve a noi, proprio quello preciso, lo scarico, lo butto nella mia applicazione e mi dimentico di chi l'ha realizzato. Non funziona così. O meglio, funziona così nel caso in cui l'autore stesso dichiara: no, non voglio nulla, usatelo gratuitamente, l'ho fatto per esercizio personale e lo regalo alla comunità. Ok, va bene. Ma se ci sono delle licenze associate a quel plugin, indipendentemente dal fatto che esse siano a pagamento o di tipo gratuito, tipo new, eccetera, ce ne sono tante, ne esistono tante licenze, buttate sempre un occhio a questo discorso. Perché uno è eticamente scorretto, riutilizzare lavoro di altri, appropriarsi di lavoro di altri e utilizzarlo per i propri fini anche commerciali. Due, perché è comunque una maniera di ringraziare chi ha realizzato questo specifico plugin. Chiusa parentesi sull'etica. Comunque in generale esistono dei portali dedicati solo alla gestione di plugin di jQuery, quindi lì trovate lo slider modificato, l'effetto slideshow per scorrere le immagini con tutte le transizioni tra una immagine e l'altra già pronta. Quindi esistono una serie di veramente numerosi plugin che ci consentono di risparmiare ulteriore tempo nello sviluppo di quello che serve, cioè di dedicare la maggior parte del tempo a sviluppare il concetto chiave della nostra app, ma non tutti gli ammenicoli, gli accessori che ci sono intorno. Ok, abbiamo visto che cosa ci consente di fare HTML5, abbiamo visto cosa ci consente di fare in maniera molto leggera jQuery, ok, ma che cosa c'entrano con le app? Io finora ho parlato di pagine HTML, di server, di HTML5. Di solito noi abbiamo la percezione che un'app sia qualcosa molto più simile al programma, al banale Exe che trovate sugli ambienti Windows, che io installo e vedo, che goda di vita propria e che abbia sicuramente un minimo di interazione con una parte server gestita via web. Però in realtà è comunque diverso dal concetto che abbiamo visto finora, cioè l'HTML puro, le pagine web. Le app le possiamo suddividere, almeno macroscopicamente, per quello che ci interessa nell'argomento affrontato oggi, in due macrocategorie, quelle native e quelle browsable. Quindi quelle native sono quelle create con delle vere, sono quelle, le applicazioni classiche, nata proprio come applicazione. Utilizzano i linguaggi nativi dei diversi sistemi operativi, quindi abbiamo l'Object C per la piattaforma Apple, Java e anche C per la parte Android, o la piattaforma .NET per la parte di Windows Phone. Hanno librerie potenziali, esprimono queste app, sfruttano notevolmente le potenzialità che ognuno dei device mette a disposizione. Le browsable, che sono quelle invece più vicine al concetto affrontate oggi, sono basate sul web. Non hanno esclusivamente l'interazione sul web, però sono basate sul concetto di web. E che cosa realizzano? Estendono il concetto di browser. Cioè posso fare quello che tradizionalmente faccio con una app o quello che tradizionalmente faccio con un browser all'interno di una pagina HTML.
Quindi sono in realtà, alla fine, sono delle vere e proprie pagine HTML con una serie di librerie, widget, funzionalità più o meno ricche, più o meno belle a seconda di come le abbiamo realizzate, che sono ospitate in dei container che le fanno, le rendono delle vere e proprie app. Quindi non è una forzatura il concetto di app, è comunque un'app perché ha il suo container, la troviamo nel menu indicata come applicazione, ma al suo interno in realtà c'è una parte che è quasi tutta HTML. Quindi questo, per chi viene da uno sviluppo orientato al web classico, risulta più facile il trapasso, perdonate il termine, verso uno sviluppo più dedicato alle app. Quindi tutto quello che so sull'HTML, quello che imparo con HTML5 e con jQuery, mi può essere utile anche per realizzare poi alla fine un'app e non la classica pagina web. Ovviamente, oltre a questa suddivisione non è assolutamente statica, possiamo avere versioni ibride, quindi app che hanno per determinate applicazioni una parte di codice native, che quindi viene gestita nel linguaggio della piattaforma scelta, e una parte invece gestita dall'HTML. Il mix è utile soprattutto quando abbiamo bisogno di accedere la nostra app ha bisogno di accedere a funzionalità proprio del device. Quindi non realizza semplicemente un qualcosa fruibile via web in modalità on o offline, ma ha bisogno di accedere alla nostra rubrica, ha bisogno di accedere alla nostra posizione se lo smartphone è dotato di GPS e così via. Adobe ha sponsorizzato una ricerca nel 2010 dove chiedeva agli utenti di specificare per che cosa usavano un browser e perché cosa usavano un'app, a seconda dello scopo che avevano. Quindi troviamo, per esempio, per cercare video o visualizzare video news, sul grafico di sinistra, troviamo che il 63% degli utenti usava il browser e solo il 37% usava delle app. Scendendo, ovviamente, andando a livelli più a settori specifici, ad esempio il gaming o l'utilizzo di social network o di applicativi dedicati alla musica o comunque in generale all'entertainment, vedete che si ribalta la proporzione. Si usano molte più app per quel contesti più rispetto al tradizionale browser. Stessa cosa qui, trovate invece nello secondo grafico, è dedicato all'acquisto. Quindi all'acquisto di servizi, per che tipo di acquisti utilizzo il browser e per quali utilizzo un'app. Realizzare un'app browsable, quindi utilizzando HTML5 e jQuery Mobile, consente di ovviare a questa distinzione, consente di realizzare un'app che ha le stesse funzionalità del browser o comunque molto vicine, e quindi, tornando alla parte economica per la realizzazione di un'app di successo, possiamo cercare di rodere quello spazio nero in cui gli utenti preferiscono utilizzare il browser, convincendoli ad usare un'app, magari anche a pagamento, che gli faccia fare esattamente le stesse cose, però in un ambiente isolato, dedicato solo a quello. Ad esempio il caso Gmail. Non so se quanti di voi hanno usato l'app di Gmail da quando è uscita fino alle ultime versioni. Le prime versioni su iPod di Gmail veniva vista come un'app, ma alla fine apriva il browser. Faceva una redirect, più di una redirect, per raggiungere il classico sito mail.google.com, effettuare l'accesso e così via. Nelle ultime versioni continua a poter consultare la posta, continua a poter fare esattamente tutto, ma è un'app a tutti gli effetti, non apro più il browser. Quindi un potenziale segmento in cui magari infilarsi è proprio questo, cioè cercare di capire di far spostare dal browser verso l'app. Perché? Perché nel browser sono libero, ce ne possono essere diversi di servizi, di fornitori di servizi che fanno la stessa cosa mia, e soprattutto mi devono trovare nel browser, devono sapere. Invece, sfruttando le potenzialità viste prima del market e così via, io posso offrire un'app pubblicizzata nelle maniere viste che consente di fare la stessa cosa e sfruttare al massimo proprio quelle che sono le potenzialità di HTML5 e di jQuery Mobile, e che quindi rappresentano
le tecnologie fondanti, cioè quello è il punto di base da cui partire proprio per realizzare app del tipo browsable o comunque per approcciarsi anche al primo sviluppo di una, allo sviluppo di una prima app, partendo ovviamente da una conoscenza, da una mancata conoscenza. È ovvio che se conoscete già molto bene Java o l'ambiente .NET potreste partire direttamente da un'applicazione native, perché quella è basata proprio su questi due linguaggi. Dal numero di più che io ho inserito nella tabella, i tool sono quelli che hanno il maggiore impatto, è evidente. 3 più sul time to market, 3 più relativi alla grandezza del team e anche sugli altre due colonne. Quindi è importante, almeno dal mio punto di vista la vedo come una forte, quasi una necessità, dotarsi degli strumenti giusti, dello supporto giusto allo sviluppo. L'utilizzo di, non solo di uno, ma anche di più tool contemporaneamente può incidere enormemente sul successo, proprio perché va a impattare su quasi tutti gli aspetti critici del successo di un'app. Ce ne sono tanti di tool, come tutti gli strumenti informatici seguono tendenze, c'è un momento in cui va per la maggiore una determinata libreria, ci sono, dopo pochi mesi magari cade in disuso perché ce n'è uscita una versione diversa o di un nuovo competitor. Quindi un punto di partenza per iniziare la nostra ricerca è proprio questo link che vi riporto, o in generale la classica ricerca su Google, però una ricerca su Google cercate di farla più mirata possibile, perché altrimenti incorrerete nel classico errore di trovare quelli più spinti alle posizioni più alte e non magari quello che serve a voi. In generale, quali sono i suggerimenti per scegliere il tool o il framework più adatto? Quelli che sicuramente consentono di coprire più device contemporaneamente. Cioè, e quindi jQuery Mobile è già un buon punto da cui partire, quindi un framework, un tool che supporti jQuery Mobile già ci avvicina a questa esigenza. Altro punto di scelta, quelli che hanno la community più numerosa, quelli in cui gira più gente, è ovvio, più gente lo usa, più il produttore è spinto a migliorarlo, a mantenerlo e così via. Quali sono l'ultimo, quello che dovrebbe essere più interessante relativamente agli sviluppatori? Quelli che sono maggiormente documentati. Esistono dei tool e dei framework bellissimi, ma senza uno straccio di documentazione. Senza nemmeno una guida pubblica all'API. Metodi non documentati, eccezioni non documentate e così via. Questo diventa una piaga nel momento in cui lo sviluppatore decide di utilizzarlo, che per quanto bello e potente possa essere, poi non sa a chi chiedere nei momenti di difficoltà, non sa che sito consultare, se esiste una guida e così via. Ogni tool o comunque ogni framework ha un approccio diverso all'affrontare, all'aiutarci nello sviluppo. Esistono in generale queste tre distinzioni, sono partendo dal basso verso l'alto, la classica compilazione in codice target, quindi io posso anche sviluppare in HTML o in qualcosa, dopodiché devo passare in una fase di compilazione che rende il mio programma eseguibile, oppure generazione di proprio codice HTML DOM e Sencha Touch, che vuol dire, Sencha Touch è il tool che vi presento che utilizza questo approccio, che vuol dire io scrivo una serie di istruzioni JavaScript all'interno della mia pagina HTML che prevedono anche connessioni con il framework jQuery Mobile o con altri framework. Nel momento in cui questa viene eseguita, questa pagina viene eseguita, viene generato del proprio codice HTML che va a realizzare quanto da noi dichiarato in JavaScript. È più difficile da spiegare che da visualizzare. Quando vedremo l'esempio ve ne accorgerete cosa intendo. Oppure l'approccio di jQuery Mobile, cioè l'arricchimento di un codice HTML preesistente. jQuery Mobile funziona così. Voi prima definite la parte HTML utilizzando degli attributi specifici che jQuery Mobile è in grado di interpretare. All'atto dell'esecuzione della pagina, jQuery si prende in carico di arricchire l'HTML da noi disegnato, applicandoci sopra le sue direttive, il suo specifico tema, i bottoni e così via.
Cosa hanno in comune tutti questi tool? Sicuramente espongono delle API e delle librerie di controllo predefinite, sono personalizzabili graficamente. Ultimo punto che hanno in comune, l'ultima caratteristica che hanno in comune i vari tool, il fatto di avere una strutturazione e una nomenclatura rigida, cioè danno, proprio perché sono degli strumenti di supporto, proprio perché generano automaticamente loro del codice, o vanno ad arricchire del codice preesistente, hanno una struttura molto rigida, quindi gli attributi, le proprietà sono quelle che sono dichiarate e così le devo utilizzare. Sì, io le posso estendere, ma il nucleo di base è fortemente strutturato e rigidamente strutturato. Questo è di aiuto anche però a chi deve sviluppare, proprio perché non si deve perdere. Esiste una struttura, so le classi come sono costituite e devo semplicemente imparare a utilizzarle. Andiamo nello specifico nei due tool che ho scelto di esempio. Sono uno Essentia Touch e l'altro è PhoneGap. Essentia Touch in realtà sono, pur essendo due framework, sono tra loro interagenti. Io posso realizzare un'applicazione esclusivamente utilizzando Essentia Touch, o uno utilizzando esclusivamente PhoneGap, o utilizzare PhoneGap in collaborazione con Essentia Touch, e così via. Questo vale per quasi tutti i framework. Cioè, sono dei tool che sono interscambiabili. Magari uno è bravo a fare determinate funzionalità, un altro a farne altre. Usandoli insieme copriamo tutte le esigenze della nostra app. Giusto qualche nota sui due che presentiamo. Essentia Touch è basato su XJS, il vecchio nome del framework, che è giunto alla versione 4, quindi è non versioni 4 rilasciate, come dicevo prima, uno ogni settimana, è evoluto nel tempo, il processo è stato molto regolare, cioè in realtà la 4 è ancora in beta, quindi è la 3 quella che comanda, però se dovete iniziare a sviluppare da zero usate la 4, perché è completamente diversa e non c'è... Loro dichiarano che ci sia retrocompatibilità, cioè che le applicazioni con la 3 funzionano anche con la 4, in realtà c'è un processo di mezzo abbastanza complesso, quindi se partite da zero partite con la 4. È completo, tratta praticamente tutto quello che ci può servire, nell'ultima versione è dotato anche di uno strumento di grafica relativo alle chart, istogrammi, grafici a torta e così via, che era una delle pecche che aveva perché non c'era assolutamente un supporto per la grafica, invece nell'ultima versione c'è anche questo. Nella versione 4, quando dico ultima versione intendo dalla 4 in poi, è fortemente orientato al pattern MVC, quindi vi obbliga, tra virgolette, a scrivere del codice buono e scrivere del codice manutenibile, proprio per la separazione degli interessi tra la parte di model di vista e di controller. Non so se vi è noto quantomeno il paradigma dell'MVC. Tutto ha un costo, Essentia Touch è a pagamento. Quindi ha una politica di pricing dedicata allo sviluppatore, quindi esistono delle licenze aziendali dove io posso comprare quindi la possibilità di sviluppare in Next.js o in Essentia Touch su 5 macchine, 10 macchine, 50 macchine e così via, con differenti pricing, oppure per singolo sviluppatore che però può realizzare un numero illimitato di siti, perché loro comunque parlano di siti, perché alla fine è un sito web, per quanto ricco e per quanto noi poi lo trasformiamo in un'app, però alla fine è una pagina web, un numero di siti web illimitato. Comunque sulla home page trovate tutte le differenti categorie di prezzo, ma potete è comunque liberamente scaricabile senza nemmeno registrazione per sviluppare, quindi per iniziare a conoscerlo potete svilupparlo. Quando la metterete sul market, l'applicazione magari che utilizza quelle librerie, dovete ricordarvi della licenza di XJS. PhoneGap era stato presentato da una società, Nitobi, in un evento molto simile a Be My App, o comunque a quello che si teniamo oggi. Era un dev camp dedicato allo sviluppo per iPhone e aveva presentato questo strumento, ha avuto successo, si è diffuso tantissimo, nel giro di 2 anni, cioè a ottobre dell'anno scorso, è stato acquisito da Adobe. Vi scrivo riflessione. Che vuol dire che è stato acquisito da Adobe? Quasi sicuramente anche Adobe ha capito che forse Flash ha fatto la sua vita
e soprattutto iniziamo a, si sta spostando anche lei verso HTML5 e CSS3. Perché? Perché la portabilità dei device, quante volte non si vedono i siti realizzati in flash su applicativi che non lo supportano, il carico computazionale di flash è enorme rispetto ad altre modalità, e quindi Adobe, piuttosto che ripartire da zero, ha fatto la classica cosa che fanno le multinazionali quando hanno il potere di acquisto, è andato da chi la sapeva fare meglio in quel momento e l'ha acquisita. Questo però depone a favore di Nitobi, cioè di PhoneGap. Il fatto che sia stato acquisito da Adobe ci sta a indicare che molto probabilmente è uno dei migliori, altrimenti ne avrebbe acquisito un altro. Quindi sicuramente, tornando alla scelta dei framework da utilizzare, date un'occhiata a PhoneGap, fatevi un giro perché le potenzialità sono tante ed è un prodotto serio, soprattutto. E soprattutto, il punto successivo, rappresenta proprio un efficace bridge tra le due tipologie di app che abbiamo presentato prima, quella native e quella browsable, perché consente sia di interpretare il codice HTML5 e jQuery Mobile che abbiamo scritto per realizzare la nostra app browsable, ma riesce anche ad accedere alle potenzialità del device. Quindi voi riuscite ad unire le due cose, la parte web tradizionalmente è staccata dal device su cui gira, la pagina web è quella, indipendentemente da chi la sta consultando e da che device, con le proprietà tipiche del device. Altra cosa a favore, è l'unico a coprire tutte e sette le piattaforme di sviluppo, contemporaneamente. Se sviluppate con PhoneGap siete sicuri al 99 qualcosa per cento che la vostra applicazione girerà su iOS, su Android, su BlackBerry, su Windows Phone e sugli altri due che hanno un numero ridotto di cui non ricordo nemmeno il nome, che comunque sono altri due competitor all'interno dello sviluppo mobile. Ha un approccio sicuramente innovativo anche, oltre alla versione standalone con cui voi sviluppate sul vostro PC. Voi andate sul sito di PhoneGap, decidete di scaricarlo, vi chiede per quale applicazione lo vuoi, se lo vuoi per Android o così via. La guida di installazione, tutto molto completo. In più loro vi aggiungono un servizio, questo a pagamento, però con dei prezzi abbastanza accessibili. Vi consentono di fare il build e la compilazione per i diversi device direttamente nella nuvola o comunque in generale in remoto, non sulla vostra macchina. Che significa? Voi sviluppate la vostra applicazione HTML5, jQuery Mobile, utilizzando PhoneGap, che c'ha dentro non so quanti altri plugin, tipo Sencha o chissà qua altro. Quando avete finito, prendete il vostro progetto, lo caricate sul servizio di buildservice.phonegap.com, automaticamente il server di PhoneGap lo prende, lo analizza, lo compila e vi restituisce dei link di download per la versione iOS, per la versione Android, per la versione BlackBerry e così via. Fanno anche una verifica preliminare per dirvi se l'app lo accetterà o meno, cioè c'è una verifica in cui vanno anche a esaminare quali sono di solito i criteri che Apple utilizza per rifiutare la vostra applicazione, quindi è comunque un servizio in più. Non vi posso dare, loro lo dichiarano come servizio, non ho motivo per dubitarne, però fatto sta che comunque è offerto tra i servizi, quindi anche questo diverse differenze di prezzo a seconda di utilizzarlo o meno. Piccola nota, era open all'inizio, continuerà a rimanere open, cioè nonostante l'acquisizione di Adobe, la parte di PhoneGap fino alla versione 1.4, che credo sia l'ultima al momento scaricabile, è stata donata ad Apache, che l'ha acquisita come un progetto Apache, quindi open source. Non si chiama PhoneGap, quindi se volete utilizzare la versione veramente open, prelevabile dal sito di Apache, il nome è Cordova, Apache Cordova. In realtà leggete Cordova. Il nome Cordova, cioè Apache Cordova è PhoneGap, stessa cosa. Ovviamente la versione free, la versione open, potrebbe seguire degli sviluppi diversi dalla versione ufficiale di Adobe, però questo è giusto per rimanere nel discorso anche di etica, costo e di free.
Che cosa volevo farvi vedere? Un classico Hello World, banalissimo, realizzato in HTML5 e in jQuery Mobile in una prima versione. È lo stesso Hello World realizzato all'interno di, utilizzando il framework Sencha Touch. Un'app più complessa, in realtà prelevata tra gli esempi predefiniti che già i due framework e i due tool mettono a disposizione. E poi un giro velocissimo, ma questo credo proprio che non riusciremo a farlo, su una serie di app che sfruttando Sencha e PhoneGap e HTML5 sono già sui market o comunque sono già pronte, perché loro sono considerati degli esempi, dei work in progress, sono pronte per essere scaricate, installate sul nostro applicativo e arricchirle o cambiarle di scopo. C'è una banalissima che presenta una barra di ricerca testuale, io inserisco quello che voglio ricercare, lui effettua una ricerca sugli hashtag di Twitter e quindi ho nella mia app il risultato di questa ricerca su Twitter. Questa è facilmente estendibile. Basta cambiare la chiamata al servizio di ricerca di Twitter e sostituirlo con un servizio di ricerca di Google, di Amazon, di chissà che, e c'ho già un'app pronta per la ricerca dei libri o di altri contenuti. Quindi se partite da zero o avete già l'idea vostra della app e quindi vedete se questi framework vi possono essere utili, ma se non avete ancora nemmeno l'idea e volete iniziare solo a lavorare, partite dagli esempi predefiniti. Sono ricchissimi, completi e soprattutto c'è una documentazione. Ecco anche il motivo per cui ho scelto questi due framework, perché sono quelli più documentati. Cosa ci serve per il nostro app attack? Per la prima demo, l'Hello World, ho usato banalmente un editor di testo, la libreria jQuery Mobile, Sencha Touch per l'utilizzo della versione appunto realizzata con Sencha. Ho utilizzato anche un Apache web server, installato ovviamente con una qualsiasi versione che scaricate sulla mia stessa macchina. Perché? Perché per poter interagire con altre pagine, per poter gestire determinate chiamate, Ajax e così via, non basta fare l'HTML e trascinarlo nel browser e vederlo, ma deve essere eseguito davvero su un web server per problemi di cross domain e così via. Cioè quella app realizzata interrogando Twitter, se è lanciata come file, semplicemente trascinato il file nel browser, non funziona. Deve essere eseguita da un vero e proprio web server che deve effettuare la chiamata in maniera corretta al server. Questo è giusto per completare le istruzioni per l'uso. Nella seconda demo ho usato Eclipse, in realtà si può sviluppare anche in NetBean, ho usato Eclipse giusto per comodità, ma potete usare anche NetBean o Xcode nella parte iOS. Ho installato PhoneGap e Sencha Touch, in realtà non li ho installati. Li ho utilizzati, ma se volete fare prima e rapido, utilizzate l'MDS PhoneGap, che è un plugin per Android, per Eclipse, scusatemi, si trova direttamente dall'interno di Eclipse, vi scarica lui tutto l'ambiente, vi aggiunge anche la tipologia di progetto PhoneGap, quindi è pronto immediatamente per realizzare un progetto con già PhoneGap configurato, installato e pronto all'uso. L'ultima demo, dicevo, era semplicemente un giro per vedere degli esempi predefiniti, per vedere di che cosa stiamo parlando. Sulla demo 1, quello che ve l'ho già detto, non abbiamo bisogno di granché di particolare. Per la demo 2 avremmo dovuto configurare l'ambiente, ma il plugin si chiama, il nome completo è MDS PhoneGap for Android Upload. Quindi lo trovate in realtà, se volete fare una ricerca più veloce, lo trovate come Upload. La scelta di Upload appunto ci consente di accorciare questa fase quantomeno di configurazione dell'ambiente, però non è esclusiva, cioè se non vi volete legare a un plugin potete installare PhoneGap da solo, Sencha Touch da solo e configurarvi il vostro ambiente di sviluppo così come volete. L'ultima demo, un giro sulle altre applicativi, è lo stesso ambiente utilizzato precedentemente, è un semplice browser web. Non è vero, se volete sviluppare per mobile non potete usare un semplice browser web, ma la scelta deve ricadere su uno dei due, Chrome o Safari, perché utilizzano le direttive WebKit, che sono quelle utilizzate in ambito mobile. La stessa pagina aperta in Internet Explorer non vedremo nulla, vedremo il codice HTML interpretato ma senza tutti gli effetti sopra. Su alcune versioni di Firefox
sulle ultime versioni di Firefox funziona anche, ma non ha il supporto per tutti gli oggetti. Chrome e Safari sono quelli che lo coprono maggiormente. Ultima nota, le vostre app realizzate in HTML5, jQuery Mobile, Sencha e PhoneGap possono essere visualizzate direttamente nel browser, ma per avere il pieno controllo e l'esperienza visiva vi consiglio di usare un emulatore, di Android ne esistono, se sviluppate Xcode c'è il suo emulatore, perché solo lì avete tutte le possibilità, ad esempio banalmente il cambiare l'orientamento dello schermo, sul browser non lo potete fare, quindi se dovete testare questa particolare funzionalità usate gli emulatori. Usate il browser per le prime release, cioè per le prime prove, per vedere anche perché il monitor è più grande, riuscite a lavorare anche meglio. Quando, man mano che vi avvicinate alla fine, dovete raggiungere l'obiettivo che è l'app, spostatevi sugli emulatori. Il problema della risoluzione in senso di, ovviamente, di schermo. Cosa succede? Tanti device, tanti schermi, risoluzioni non ne parliamo. E Dulcis in fondo si è aggiunto con gli smartphone anche il problema dell'orientamento della pagina. Landscape, portrait, ce l'ho così, lo giro tutto, lo giro a metà e così via. Tutto è bellissimo, perché finché siamo dal lato degli utenti, vedo, posso giocare, ho tutto il mio bel iPad che mi consente di lavorare come si deve, però quando ci spostiamo dall'altra parte della barricata, quando iniziamo a scrivere noi il codice, non è più così bello. Perché? Perché dobbiamo litigare con tutti questi approcci diversi. Innanzitutto, le indicazioni che vi do oggi sono tutti relativi alla risoluzione del problema della risoluzione in ambiente web, in ambiente HTML5, jQuery Mobile, Sencha, PhoneGap. Non sono quelli, non sono dedicati per le app native. Perché? Perché lì sono i linguaggi, le librerie dei linguaggi che già mettono a disposizione questi eventi, quindi lì è sicuramente più facile. Il problema è il lato web. Soprattutto queste indicazioni vi possono essere utili anche se alla fine non realizzate la app ma realizzate un'applicazione web tradizionale che però dotata di queste caratteristiche. Qualche chiarimento rapidissimo. I pixel dedicati alla pagina, quella che viene comunemente definita un viewport, non sempre corrispondono all'effettiva risoluzione dello schermo. Quindi noi compriamo il Samsung, sappiamo che è 800 per qualcosa la risoluzione. Non dobbiamo contare di avere 800 per qualcosa come risoluzione del nostro viewport. Perché? Perché sicuramente il browser e i device effettuano altre ulteriori operazioni. Restringono il viewport quando sto lavorando sulla app, o perché mi devono mostrare la barra di controllo sopra, da cui posso interagire con il resto del cellulare, dello smartphone, o perché sono all'interno del browser e quindi ho la barra degli indirizzi, la barra di ricerca. Sono tutti spazi rubati alla viewport. Quindi attenzione, bisogna verificare queste cose. Per rendervi più facile il lavoro vi ho riportato due rapidissime elenchi relativi alle maggiori risoluzioni supportate e quali sono quelle effettive. Quindi trovate a seconda cioè Safari su iPhone ha quel determinato viewport, su iPad è lo stesso, Android browser c'ha un viewport di 800 pixels, Internet Explorer Mobile nella vecchia versione era 320 e così via. Da questo lato invece avete proprio graficamente la dimensione degli schermi a seconda dei dispositivi. E quindi abbiamo iPhone 4 che ha una 640x960, ma in realtà è una 320x480 con una risoluzione maggiore di DPI, e più una serie di dispositivi di cui vi viene riportata la risoluzione. Ok, quindi sappiamo adesso con che numeri dobbiamo fare i conti. Ma che dobbiamo fare? Chi ci dà una mano? La W3C, come al solito, anche stavolta ci viene incontro con le sue raccomandazioni, perché io adesso potrei semplicemente farmi due conti, dici vabbè, realizzo 4 versioni, 5 massimo, perché tanto la 320 sparirà prima o poi, faccio 5 versioni uguali, follia, allo stato puro, perché vi costa tantissimo in termini di sviluppo di tempo proprio. E soprattutto staremmo violando la raccomandazione del WTC, non ve la leggo, l'ho messa giusto a titolo
di informative e di curiosità, la trovate tanto sulle slide. In estrema sintesi, che cosa raccomanda la W3C? Che qualsiasi contenuto web sia utilizzabile e visualizzabile nella stessa modalità indipendentemente dai device che utilizzo. Quindi io, se ho realizzato un sito web, perché si occupa specificatamente di contenuti web per mobile, ma il discorso vale anche per le app, dove la vedo e vedo deve essere uguale. È improponibile che una schermata su un dispositivo occupi l'intera pagina e su un altro dispositivo debba fare lo scrolling orizzontale, verticale, in diagonale per arrivare alla cosa. Non è vietato, ma uno, fate una pessima figura, perché io personalmente giudico male quando mi ritrovo in una situazione del genere, ma soprattutto non state comunque violando una delle raccomandazioni della W3C. Come si risolve questo problema? Vi ho messo quattro soluzioni, ovviamente in ordine di importanza ma anche di complessità. L'ultima è la migliore, ovvio, ed è anche quella non difficilissima, però che richiede uno sforzo maggiore. La prima, banalmente, statica. Esiste un tag in cui la pagina web può imporre al browser la viewport. Quindi io posso usare quel tag, specificare la dimensione che voglio, però mi rimane il problema delle risoluzioni diverse, quindi dovrei usare la regola del minimo comune denominatore. Banalmente vado a vedere qual è la minore, adatto il mio contenuto alla minore, le altre si adatteranno. Bella schifezza, mi verrebbe da dire. Perché se la minore è la 320x240, ok, io adatto il viewport della mia applicazione a 320, sui cellulari, sugli smartphone di vecchia generazione si vedrà che è una bellezza, se lo aprirò sull'iPad, Safari automaticamente, scusate se faccio il gesto, automaticamente restringerà il viewport alla dimensione 320x240. Sto sprecando tutto lo spazio che iPad mi mette a disposizione. Quindi volete usare, fate pure, non ve la consiglio. L'altro approccio, noto soprattutto per chi si è occupato di web design, è quello del massimo spazio disponibile, quindi lavorare con le percentuali, ovviamente. Quindi definire l'ampiezza pari al X% della pagina. Questa va bene, ma non sempre i browser la interpretano correttamente. Cioè, ma a maggior ragione i browser mobile. A volte, per esigenze tutte loro, se ne fregano altamente della dimensione imposta da voi e incominciate ad avere effetti di sovrapposizione di contenuti, o la scritta è troppo lunga che deve essere contenuta in quello specifico lì ed esce fuori e così via. Quindi già più utilizzabile, ma non comunque la migliore. Gli ultimi due sono sicuramente quelle definitive, o comunque quelle che al momento sono più utilizzabili. Una soluzione flessibile, che faccio? Mi preparo una collezione di fogli di stile con le diverse dimensioni, intercettando l'user agent, quindi il browser che sta effettuando la chiamata, vado a selezionare il CSS specifico per quel device, o quanto più che per quel device, per quel browser, da cui posso anche recuperare le informazioni del device, però essenzialmente per quel browser. Ma con questo non sto risolvendo comunque il problema dell'orientamento. Perché nel momento in cui il mio utente girerà, Safari o l'app o l'Android Mobile effettueranno il ridisegno della pagina, ma io mi sto basando ancora sull'user agent che è lo stesso, quindi rivedrò, il mio contenuto non si adatterà a sfruttare tutto lo spazio disponibile. Come si risolve questo invece? Con la soluzione che ho battezzato super super flessibile. Quindi utilizzo comunque una collezione di stylesheet per differenziare, ma la scelta non la opero solo ed esclusivamente sull'user agent. Imposto delle regole. Le regole della direttiva media sono molto più evolute di quelle tradizionali dei CSS, consentono anche l'utilizzo di operatori. Quindi voi potete dire, rimanendo nell'esempio smartphone portrait o iPad, posso dire: se il dispositivo è solo screen, quindi non è dotato di tastiera, vado a fare una prima distinzione, e l'ampiezza minima è pari a X e l'ampiezza massima è pari a Y, e ci mettiamo dentro tutte le nostre direttive di stile. E così via per tutti gli altri casi. In questo file ho raccolto quelle che sono le regole principali che dovrebbero coprire un po' tutti i casi. In realtà potete estenderle,
sempre nella sitografia ci sono i riferimenti all'elenco di tutti gli operatori che potete utilizzare e a siti specifici che si occupano di questo problema su cui potete trovare ulteriori regole. Come ci vengono incontro i framework per gestire questa cosa? jQuery Mobile ha dei metodi e degli eventi per gestire la change orientation, li abbiamo visti prima, quindi ci si accorge attraverso il browser e attraverso il device che l'orientamento è cambiato, posso innescare l'azione successiva, cioè adattare la pagina, no, perché lo fa già se ho preparato i fogli di stile, ma magari io voglio che quando giro cambia pagina. Non so per quale motivo vorrei un'app che faccia una cosa del genere, però potenzialmente posso realizzarlo. Stessa cosa su Sensia Touch. Qui abbiamo direttamente il metodo viewport get orientation, quindi in un qualsiasi momento lo possiamo interrogare e sapere. Se a questo metodo lo mettiamo all'interno di un listener, il classico oggetto che sta lì ad aspettare che accada qualcosa, abbiamo risolto. In più ci sono delle proprietà dedicate, quelle che ti dicevo, queste sono specifiche per la risoluzione, quindi hai la modalità full screen, puoi imporre all'applicativo di andare in full screen, cioè di occupare tutta la pagina che ha a disposizione, e la monitor orientation, cioè gli puoi imporre di usare sempre la portrait, perché hai deciso che la tua applicazione deve funzionare con il dispositivo girato. PhoneGap, stessa cosa, ti fornisce, proprio perché si attacca anche ai device, al supporto nativo direttamente al device utilizzato, e quindi riconosce il cambio di orientamento a un livello ancora più basso, cioè non è il browser a dirglielo, ma è direttamente il dispositivo. Da buon buffone, come mi ritengo, ho preparato la slide domande, però Nicolas mi aveva già anticipato una domanda che era stata posta prima dell'inizio dell'incontro, e quindi siamo presenti davanti al primo caso di domanda anticipata. La domanda era: che cosa è possibile fare in merito alle piattaforme di acquisto in app e soprattutto quelli che funzionano su più OS market o indipendenti dall'OS market? Quindi, che cos'è l'in-app purchase? La possibilità di effettuare acquisti dall'interno di un'app senza obbligare l'utente ad abbandonare l'app stessa e interagire col browser. Parte dei compiti sono a carico dell'app, parte però, cioè la transazione vera e propria, il pagamento, sono eseguiti da terze parti. Ovviamente, data la riservatezza, perché stanno girando soldi, ci sono delle rigide regole da osservare. In generale ci sono due tipologie di acquisto, quelle inerenti all'app stessa, quindi la possibilità di avere add-on specifici, nuovi livelli, nuove funzionalità e così via, oppure quelli slegati dall'app, cioè da dentro all'app posso acquistare un bene, un servizio diverso dal contenuto dell'app stessa. Ad esempio l'app di Ryanair o di Air Berlin vi consente anche di, eventualmente, non tutte le versioni, vi consente anche di acquistare il volo poi alla fine, non di vedere solamente gli orari o se è atterrato o meno e le rotte, quindi quello però è slegato dall'app, cioè l'acquisto che sto facendo non ha nessun ritorno sull'app stessa, sto acquistando un bene o un servizio. L'attenzione è particolare ovviamente, perché se la procedura non viene gestita correttamente abbiamo problemi di rimborsi, noie, fastidi e così via. Apple al momento non consente di acquistare tramite app beni o servizi estranei, cioè da dentro all'app posso solo acquistare cose per l'app, non posso fare un'app col giochino e sotto mettere il link, compra il calendario mio dal sito mio. No, nel senso che non te la pubblicano in quel caso. Solitamente vengono fornite sia librerie ed API dedicate che servono a gestire l'intera transazione. Quindi dal momento in cui parte la decisione di acquistare da parte dell'utente sino alla conclusione della transazione. Però queste librerie che vengono forniti da Apple, Android, queste specifiche, coprono solo ed esclusivamente la transazione, cioè il fatto che io stia pagando 5 euro, 100 euro per un qualcosa e che il pagamento è andato a buon fine. Perché faccio questa eccezione? L'effettivo scambio del bene non viene gestito da queste librerie, quindi o la app
possiede già al suo interno il bene. Quindi supponiamo l'esempio che facevo prima di Doom, la supermitragliatrice. Voi l'avete già messa nel vostro codice della app, ma è bloccata. Non la posso, l'utente non la può utilizzare. Dopo l'acquisto gli viene sbloccata, questa è una modalità, oppure l'app deve recuperare da un server, quello che viene comunemente definito un in-app server, quindi dedicato solo a fare questo, il bene, cioè effettua una chiamata, la risposta a questa chiamata gli dà il frammento di codice, l'immagine, quello che a seconda di cosa sto sbloccando o acquistando, che gli consenta di avere questa funzionalità aggiuntiva. Anche in questo caso, così come tutta la presentazione, ci sono delle cose di aiuto, degli strumenti che ci possono aiutare, ci sono dei servizi già pronti. Corona in realtà è un vero e proprio ambiente di sviluppo. Urban Airship, questa è una soluzione, credo che se ne dovessi consigliare una, consiglierei o Urban Airship o Movend. Sono una soluzione dedicata e completa, gestisce anche il delivery dei beni. Cioè la famosa immagine, il famoso bitmap della spada fiammeggiante che voglio vendere, non me ne occupo nemmeno più io, lo carico sui loro server. Mi registro, pago, perché questo è a pagamento. Nel momento in cui avviene la transazione, Urban Airship, oltre a gestire la transazione, gestisce anche il restituire il bene all'app. Quindi ho la soluzione completa chiave in mano adottando questo sistema. Che altro? Zuz, stessa cosa, ha una sua SDK, è compatibile con i maggiori servizi di pagamento, PayPal, Visa, ecc. L'unica cosa, anche questo gestisce solo il pagamento. Questa invece è la più completa e la più trasversale, perché si focalizza anche ai market minori fino a un certo punto, perché BlackBerry c'ha un grosso market, soprattutto dedicato ai professionisti, perché si sa che i dispositivi BlackBerry hanno un target di fascia particolare, e soprattutto è dedicato anche a Windows Phone, cosa che gli altri due no, cosa che gli altri due non supportano ancora. Anche questo, perché dico che è più trasversale? Perché consente anche l'acquisto di beni diversi. I famosi beni subscription based, consumable item e activation based. Qual è la differenza tra queste tre cose? La durata dell'acquisto. Il consumable è consumabile, quindi per esempio sto giocando, voglio una vita in più perché sono morto, posso mettere nella mia app, acquisto una vita a 0,50 centesimi. Lo fa, in Movent io ho definito quell'acquisto come consumabile, gli viene recapitata all'app dell'utente, dopodiché l'utente ne può comprare un'altra, e un'altra, e un'altra, ogni volta che vuole, e sono a consumo unico, cioè una volta che l'ho usato quell'oggetto, quella vita, sparisce. Gli altri sono quelli basati sulla sottoscrizione, questo è il caso degli ebook, posso acquistare degli ebook, quindi io pago un fee di $10 di quello che è come in app purchase, e ho diritto a scaricare 10 per 10 mesi, per un mese, tutti i libri che voglio. Activation based sono quelli di cui parlavamo prima, cioè un item che è già presente ma che deve essere solo attivato.